L'ozono è una terapia integrativa adiuvante alla chemio, all'immuno, alla radioterapia, potenzia l'effetto dei farmaci e ne riduce gli effetti collaterali, migliora la qualità di vita e dà una dignità a chi oggi non ce l'ha. Grazie ai medici volontari della Fondazione presenti su tutto il territorio nazionale che gratuitamente prestano la loro professionalità. Tutto ciò è possibile grazie alla ricerca. Aiutaci ad aiutarti, sostieni la ricerca, dona il tuo 5 per 1000. Da soli non siamo niente, ma uniti si può. www.amorollus.com. Noi ci siamo, e tu? Dopo il successo di Bologna e la chiusura della prima fase sul progetto di ricerca Pancreas Ossigeno Ozono Cannabis e Melatonina, dedicato a Claudio Michele grazie a Ivan Nabissi, iniziamo fundraising sul glioblastoma, ossigeno ozonoterapia, cannabis boswellia e melatonina, dedicato a Stefano e Rocco. Aiutaci ad aiutarti. Sostieni la ricerca con una piccola donazione. Puoi restituire speranza a chi soffre. Vieni a Pozzuoli, pendio San Giuseppe numero 1 e ritira il tuo panettone. Aiutaci ad aiutare. Uniti si può. www.amorollus.com. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Campanus e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Questa sera, data la situazione attuale, data la situazione degli ultimi giorni, dunque con gli animi in fervento in casa Napoli, non potevamo esimerci da parlare nuovamente di calcio, di parlare dunque dell'addio di Ancelotti con il relativo esordio di Gattuso sulla panchina da allenatore del Napoli. Parleremo anche dei sorteggi di Champions League per il 2019-2020 e anche di quello che saranno le prossime tattiche, le prossime diciamo, tematiche in campo appunto in tema di calcio, quindi di entrate e di uscite all'interno dei giocatori della panchina del Napoli. Lo faremo in compagnia di Gianluca Agata, giornalista. Buonasera, buonasera a tutti. Giornalista Fabio Morra. Buonasera, buonasera a tutti. Massimo Iaquinangelo, giornalista e caporedattore di Istituzioni 24. Buonasera, grazie per l'invito. E Massimo Sparnelli, direttore di TLA. Buonasera, buonasera a tutti. Prima di passare la parola a Sergio, ricordo che potete sempre intervenire durante la diretta chiamandoci allo 081-193-24238 oppure lasciando un commento sulla diretta di Facebook. Ho detto tutto, Sergio, a te la parola. Sì, grazie, bravissima, grazie a tutti quanti voi, grazie a voi da casa che con affetto ci seguite. Io prima di dare il via e dare fuoco alle polveri devo salutare assolutamente Enzo Di Gennaro da Filadelfia, che ci segue veramente con tantissimo affetto. Miriam Tripaldi invece ci segue da Chicago, e un saluto affettuosissimo al grande direttore Marco Marano. Benissimo, allora partiamo da Gianluca. Gianluca, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. E niente,
un sorteggio, parlavamo appunto di sorteggi Champions, un sorteggio sfortunato, quello là azzurro. Probabilmente la squadra che ha preso la Juve, se l'avesse presa il Napoli, ci saremmo quasi sicuramente accampati il passaggio del turno? Beh, non lo so, onestamente non so nemmeno se definirlo un sorteggio sfortunato, per la verità, perché Napoli-Barcellona è una bellissima partita, una partita che evoca tantissime cose, Messi per la prima volta al San Paolo, il possibile incontro, se qualcuno mai ci penserà ad un invito, ne parlavamo prima con l'amico Massimo di poter vedere anche Maradona al San Paolo, uno stadio pieno, probabilmente squadra, società, tifosi che andranno uniti verso un obiettivo, pensando che magari il Napoli magari poteva fare un altro turno di Champions. Però forse è bello vedere questa partita, questo richiamo. Poi tra l'altro nell'epoca recente il Napoli le ha incontrate tutte, mancavano Barcellona e Manchester United, è arrivato il Barcellona. Quindi se vogliamo vedere dal punto di vista tecnico, sì, effettivamente forse Valencia, Lipsia, però chissà se magari potevano essere partite di grandissimo richiamo. Vedere il Barcellona sicuramente significa anche proiettare Napoli, l'abbiamo visto con la partita con Real Madrid, in un'altra proprio in un'altra sfera a livello internazionale, porre Napoli al centro dell'attenzione dei media internazionali, e probabilmente è una partita che potrà far bene anche per rilanciare le ambizioni internazionali del Napoli, magari non dal punto di vista del risultato, ma sicuramente dal punto di vista della voglia di far bene, della voglia di crescere. Fabio, punto di vista mediatico, diceva Gianluca, io condivido e concordo, anche se avrei pensato più a capitalizzare, acchiappato il Lione probabilmente ce la saremmo giocata. Però a proposito di questo, Lino Gattuso l'ha detta grossa, la giocheremo a testa alta. Stiamo parlando di un Napoli che è stato sconfitto, battuto dal Parma in casa. Un Napoli che ha fatto bene fino ad oggi in Europa, ma in campionato arranca. Ma assolutamente, è giusto quello che dice Gianluca, però francamente era auspicabile una squadra diversa, perché proprio in virtù di quello che sta combinando il Napoli in campionato, magari avere, non dico la certezza perché poi bisogna battere, ci mancherebbe sul campo, però auspicare un approdo ai quarti di finale in questa annata disastrosa sarebbe stato una manna per la piazza partenopea in questo momento, perché il Barcellona sicuramente affascina, però resta tra le squadre migliori al mondo, quindi il passaggio del turno è complicatissimo. Poi, come dicevi giustamente tu, sicuramente il Napoli se la giocherà, sicuramente sarà un palcoscenico eccezionale, è un altro Napoli quello che abbiamo visto in Champions nel girone di qualificazione, è un Napoli che ha giocato in maniera diversa, è un Napoli che è stato compatto, Napoli che soprattutto nella gara con il Liverpool ha dimostrato quanta cattiveria agonistica, quanta concentrazione ci possa essere in un match, anche se dal punto di vista soltanto difensivo, così come ha dimostrato in quella partita, così sarà credo anche nella doppia sfida con il Barcellona, perché lasciare spazi a Messi, a Griezmann, a queste persone sarebbe letale per la pur ottima difesa del Napoli, anche se come stiamo vedendo ha avuto tantissime lacune in campionato. Certo, ripeto, è una sfida affascinante, però sarebbe stato meglio indubbiamente avere qualcun altro. Sicuramente sì. Invece Massimo, Napoli che io ho trovato, ne parlavo prima con il direttore, quasi imbarazzante nella partita di domenica scorsa, perlomeno i primi 10 minuti, proprio follia totale, un Napoli assente. Che Napoli si potrà proporre a un Barcellona arrembante che è riuscito a battere addirittura l'Inter quasi con la giovanile, con la seconda squadra? Beh, il Napoli con le grandi squadre si esalta sempre, non dimentichiamo il Liverpool e non dimentichiamo anche altre squadre, quindi potrebbe essere una motivazione in più. Ovviamente il Napoli deve ritornare quello che è stato all'inizio di campionato, perché questo Napoli che adesso stiamo vedendo è un Napoli confusionale, un Napoli che non riesce a trovare più gli schemi che aveva all'inizio appunto del campionato. Abbiamo visto
domenica, la scorsa giornata, sabato, contro il Parma, un Napoli che nel primo tempo era irriconoscibile, dei giocatori che non sapevano cosa fare nel campo. E quindi adesso toccherà al nuovo allenatore Ringo Gattuso fare un lavoro anche psicologico prima che tattico. E ovviamente questo Napoli manca qualcosa soprattutto al centrocampo, perché è un Napoli troppo sproporzionato verso l'attacco come lo voleva Ancelotti, ma purtroppo Ancelotti è stato un grande allenatore per altre squadre, ma con il Napoli non è riuscito a dare quella sua nella aggiunta. Seconda fase della trasmissione noi ci soffermeremo, sì, su questa questione. Allora, Massimo Sparnelli, direttore, io scherzosamente prima ho detto sarai la mia vittima questa sera, ma voglio essere la tua vittima, ma voglio essere vittima di Sava comunque. Immagino, però voglio dire, Napoli, dicevamo, senza volerci assolutamente ripetere, senza gioco, senza anima, con questo cambio di passo. Un po' di colpa, ma un po' d'anima nel secondo tempo si è vista. Ma a sprazzi, sono d'accordo con te, a sprazzi. Però diciamo che sono mancati i cuori, i muscoli, le gambe e soprattutto la testa, no? Vabbè, diciamo che... Allora, voglio completare la domanda. Sì, scusami. Voglio dire, con un Napoli messo così, Rino Gattuso deve fare un lavoro enorme, lui è uomo di campo oltre che di spogliatoio, però per affrontare una squadra come il Barcellona ci vuole qualcosa in più, pensando che abbiamo Koulibaly che per un mese non potrà giocare dopo l'infortunio. Vabbè, io credo che comunque con il Barcellona recupererà, perché salterà la partita con l'Inter e adesso ci sarà la pausa per la sosta natalizia. Vabbè, il Barcellona è la conferma che il Napoli quest'anno è sfortunato, perché alla fine poi erano rimasti il Barcellona e l'Ipsia 50% di possibilità e il Napoli ha preso la squadra più forte. Però ricordiamo che comunque le partite, come giustamente dicevano anche i colleghi, di Champions sono particolari, sono strane, cioè è un clima tutto nuovo, un clima surreale. E forse, come dire, io sono d'accordo che preferibilmente il fatto che sia venuto il Barcellona può essere che vi compatta un po' l'ambiente, che vi compatta i tifosi, che vi compatta la squadra, perché sfidarsi con queste grandi squadre a prescindere riporta un grande entusiasmo. Naturalmente però il Napoli, visto con il Parma e non solo, ricordiamo 7-8 partite, 5 pareggi e 3 sconfitte, il Napoli visto in questo momento una caduta verticale, vediamo altro che Barcellona, diciamo così, che abbiamo perso con squadre come il Parma che è una squadra discreta, ma abbiamo perso anche con il Bologna, con il Cagliari, cioè voglio dire veramente è una squadra in una caduta verticale per, credo soprattutto psicologica, perché giustamente per quello che è successo, quel maledetto ritiro, chiamiamo così, quel maledetto ritiro ha fatto sì che ha sconvolto mentalmente tutto l'ambiente, ha sconvolto i giocatori, ha sconvolto il presidente, ha sconvolto Ancelotti, cioè quello è stato il punto, io mi auguro non di non ritorno. Adesso ci dovrebbe essere qualche altro punto, che potrebbe essere la sosta natalizia, ricompattarsi, ricreare l'ambiente e soprattutto portare due giocatori, perché il Napoli, se vogliamo fare un'analisi, è stato costruito malino secondo l'idea mia, perché non è stato costruito, cioè, in base a quello che aveva creato Sarri. Ancelotti ha voluto cambiare, l'anno scorso per metà campionato non ha cambiato e siamo andati alla grande, nel momento in cui ha voluto cambiare la situazione è precipitata. E poi possiamo parlare anche di un aspetto fisico, troppi infortuni, per diversi anni non abbiamo avuto questi infortuni, poi sono al limite ne parliamo in un'altra trasmissione se vuoi. Un'altra puntata sicuramente. Un'altra puntata, sì. Però tu hai detto, hai messo un po' di carne al fuoco, sì, che ci devo ritornare perché mi piaceva una cosa che hai detto. Gianluca, praticamente mancano i muscoli, l'anima, manca la voglia quasi di vincere, o hai più paura di non saper più vincere? Che sta succedendo secondo te in questo Napoli? Al di là poi delle polemiche che giustamente sottolineava, che sono nate all'interno dello spogliatoio, fra società e squadra, fra squadra e allenatore, e c'è un circolo vizioso che forse scopriremo in una generazione prossima, perché adesso non ci sarà dato capirlo. Beh, io credo che in realtà in questo momento è scoppiata una situazione che il Napoli si porta dietro da tanto tempo.
perché credo che l'errore più grande del Napoli paradossalmente sia stato proprio quello di portare Ancelotti a Napoli. Mi spiego, non perché Ancelotti sia stato un errore, ma perché probabilmente dopo l'epopea, tra virgolette, di Sarri, bisognava avere il coraggio di fare un po' tabula rasa e ripartire. In quel momento il Napoli De Laurentiis ha un po' sconfessato la sua filosofia, ha preso un allenatore vincente, molti giocatori sono rimasti mentre invece erano in età da dover andare via, e ha un po' sconfessato quella che è stata sempre la sua filosofia, a quel momento la filosofia vincente. Ecco che in questo momento il discorso del ritiro arriva in un momento in cui hai una società che non si è dimostrata capace di anticipare le problematiche che c'erano, perché non si arriva ad una partita dopo il Salisburgo in cui metti i giocatori in condizione di dire no, noi in ritiro non ci andiamo. Si affronta prima, perché evidentemente il malessere c'era precedentemente. Un allenatore che non è riuscito a gestire questa situazione, dei giocatori che già a giugno erano in molti sono rimasti malvolentieri, qualcuno voleva andare via, un discorso tecnico, come diceva giustamente prima Massimo, un discorso tecnico che ha avuto dei problemi, perché non si può arrivare al termine di un anno, fare un anno di transizione, cominciare il nuovo anno e sentire l'allenatore dire no, abbiamo ancora dei dubbi sulla nostra organizzazione tattica, cioè dopo un anno. Tutto questo praticamente, unitamente al discorso delle multe, giuste o sbagliate che siano, ha creato questo vaso di Pandora che alla fine è esploso. Come se ne esce? Se ne esce e praticamente i 10 minuti del Parma, come giustamente ha detto Gattuso ha detto io non ci credo alla sfiga, non ci credo alla mala sorte, non ci credo, è una squadra che è in completa confusione tattica, erano i giocatori che avevano giocato bene, battuto il Liverpool, giocato contro il Liverpool alla grande, e adesso invece dimostrano di non saper giocare nemmeno una squadra dilettanti. Se ne esce, secondo me, un po' ricompattando l'ambiente, guardandosi negli occhi, facendo tutti un passo indietro. Tutti hanno delle ragioni, ma tutti devono fare un passo indietro, perché altrimenti diventa una caduta libera che praticamente sarà controproducente per la società, controproducente per i giocatori, controproducente anche vedere anche, e poi concludo, vedere anche da 3 partite a questa parte. È vero che lo si fa per altri motivi, ma uno stadio che non tifa, uno stadio che non sorregge, uno stadio che non sta accanto al Napoli, a parte la parte finale di Napoli-Parma, ma giusto perché si cercava la vittoria, è ancora un altro indice di una situazione che non va. Se ne esce ricompattandosi, altrimenti è caduta libera fino alla fine e sarà un anno in cui il Napoli perderanno tutti, perderanno i giocatori, perderanno il presidente, perderà lo stadio, perderà la credibilità. Infatti volevo aggiungere, a proposito proprio di quello che diceva, le parole proprio di Gattuso, ha detto questa squadra non sta bene, parlo ovviamente del seguito della sfida contro il Parma, questa squadra non sta bene mentalmente, devi ritornare serena, i giocatori sono fortissimi ma il momento è così. Ho visto anche cose positive, ma la squadra è in sofferenza perché non vince da 50 giorni e deve trovare un equilibrio che al momento non c'è. E aggiunge, i fischi e Insigne, il problema non è lui, non ha giocato male solo lui. Continua dicendo ovviamente che nel finale abbiamo anche provato il 4-2-4, ma come ho detto ci manca equilibrio anche nella pressione, perché stasera hanno saltato il primo pressing con troppa facilità. Quindi più o meno. Ma io dico, rispetto al problema Insigne, giusto per tornare sull'ultimo punto, Insigne è diventato un caso a Napoli, ma non è il caso di quest'anno, è il caso di sempre, perché ormai sono anni che è una sfida continua con la piazza, è una sfida continua a questo giocatore che per metà Napoli non rappresenta la città, che non è all'altezza di indossare la fascia di capitano, che sembra sempre il capro espiatorio per tante situazioni, a volte ha sbagliato, a volte ha esagerato il pubblico di Napoli, però è indubbio che bisogna arrivare anche sotto questo aspetto a una soluzione definitiva, come diceva prima Gianluca, capire veramente chi è da Napoli, chi può continuare questo progetto, chi può restare, perché se poi tanti giocatori, prima magari sconfessando quella che è l'idea dell'allenatore, io ricordo ancora la conferenza stampa di Di Maro quando ci fu la battuta di Ancelotti con Insigne,
dove dovesse giocare, ci fu quel battibecco, in quel caso ironico, tra l'allenatore e con Insigne, proprio sul modo di dove stare in campo del capitano. E questo è stato un problema di Ancelotti da quando è arrivato a Napoli. Io ti dico, chi ricorda il Napoli di Sarri ricorda una squadra fatta di titolarissimi e di cambi quasi ad orologeria, no? Tutti ricordano che Hamsik usciva al 60esimo, ma esatto, era sempre così. Ancelotti, quando è arrivato a Napoli, ha detto: dimenticatevi quello che faceva Sarri, dimenticatevi a capire la formazione che scenderà. Sì, però è esagerato, perché si è passati da una possibile, diciamo, da un possibile coinvolgimento di tutti ad un modo di snaturare tatticamente tantissimi giocatori, in una confusione totale, perché non è possibile che non sia riuscito a trovare un'identità tattica alla squadra, soprattutto ad alcuni giocatori. Non posso fare giocare Di Lorenzo a sinistra, è stata una ma esatto, cioè Di Lorenzo è arrivato in nazionale giocando esterno a destra, tu l'hai spostato a sinistra, ancora di sì, esatto, per carità, però hai stravolto ogni settimana l'idea di questa squadra. Nessun giocatore è riuscito ad appropriarsi di un ruolo, quasi, oltre al discorso che è una squadra costruita malissimo per la sua identità tattica, per come lui vuole interpretare il calcio. È indubbio, come diceva Gianluca, questa società, questa squadra va rivoluzionata. L'anno scorso Allan voleva andare via e non è stato mandato via. Insigne voleva andare via. Abbiamo due giocatori a scadenza di contratto, che non è stato risolto questa questione, e quindi hanno giocato sicuramente in maniera diversa, sempre con questo punto interrogativo. Cosa che ha fatto l'Inter quest'anno, ad esempio l'Inter quest'anno, pur venendo da anni disastrosi, perché non dimentichiamo che il primo anno in cui, dopo anni di fallimenti dei milanesi, abbiamo una squadra che riesce a essere competitiva con la Juve, però l'Inter almeno quest'anno ha detto basta, Icardi è il problema, via Perisic è il problema, nella via. Nella seconda parte ci arriviamo, parleremo proprio di calcio mercato. Adesso un minutino di pubblicità, torniamo subito. La Fondazione Maria Guarino Amorollus si interessa di ricerca e terapia nelle malattie croniche ed oncologiche con ossigeno-zonoterapia. In ambito oncologico, l'ossigeno-zono è una terapia integrativa adiuvante alla chemio, all'immuno, alla radioterapia. Potenzia l'effetto dei farmaci e ne riduce gli effetti collaterali, migliora la qualità di vita e dà una dignità a chi oggi non ce l'ha. Grazie ai medici volontari della Fondazione, presenti su tutto il territorio nazionale, che gratuitamente prestano la loro professionalità. Tutto ciò è possibile grazie alla ricerca. Aiutaci ad aiutarti, sostieni la ricerca, dona il tuo 5 per 1000. Da soli non siamo niente, ma uniti si può. www.amorollus.com. Noi ci siamo, e tu? Dopo il successo di Bologna e la chiusura della prima fase sul progetto di ricerca Pancreas Ossigeno Zono Cannabis e Melatonina, dedicato a Claudio Michele grazie a Ivan Nabissi, iniziamo fundraising sul glioblastoma, ossigeno ozonoterapia, cannabis boswellia e melatonina, dedicato a Stefano e Rocco. Aiutaci ad aiutarti. Sostieni la ricerca con una piccola donazione. Puoi restituire speranze a chi soffre. Vieni a Pozzuoli, pendio San Giuseppe numero 1, e ritira il tuo panettone. Aiutaci ad aiutare. Uniti si può. www.amorollus.com. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com.
Eccoci ritrovati. Prima di parlare di calciomercato, una domanda per Massimo Iaquinangelo. Un'altra, diciamo, ottica del calcio di casa Napoli, un'infermeria, abbiamo visto un'infermiera di Sarri quasi sempre vuota, potremmo dire, mentre quella di Ancelotti era sempre piena. Quindi anche molti giocatori, molto frequentata, ecco, diciamo così. Potremmo dire quindi anche molti giocatori spesso fuori forma. Come commenteresti questa cosa? Probabilmente riguarda anche il precampionato o questo continuo cambiamento di ruoli che faceva Ancelotti, e i calciatori potevano essere un po', diciamo, disorientati, affaticati nello sforzarsi di cambiare continuamente questi ruoli. E probabilmente questo ha causato una maggiore affluenza del reparto infermeria del Napoli. Io ho due domande, però sono due flash e poi ti faccio. Siamo rapidi, sì. Allora, mi scrive Mario: Ferlaino voleva vincere, comprò Maradona, quindi questa è un po' di polemica con il presidente. E invece un altro, che non si capisce bene il nome, dice: troppo facilmente la fascia data ad Insigne, la fascia di capitano, chiaramente. Allora, perché Ferlaino voleva vincere, io credo che anche Avello De Laurentiis vuole vincere. Alla fine, questa è una cosa che ho detto anche già l'altra volta, alla fine uno scudetto noi l'avevamo vinto, perché poi due anni fa con Savic, adesso ce l'hanno rubato, fra virgolette, no, questo scudetto. Per quanto concerne la seconda domanda, mi dicevi, cioè, però è data con troppa facilità la fascia di capitana di Insigne, la meritava? Io, allora, guarda, no, allora, Insigne non ha fatto altro, forse quello che ha fatto Veina con Sarri, ha detto: guarda che la squadra probabilmente, caro Ancelotti, vuole giocare con un altro modulo. Allora il signor Ancelotti diceva: caro Insigne, io voglio giocare in questo modo, quindi si è pregato al limite con la società, e già c'era stato un incontro, di trovare un'altra squadra, perché probabilmente la verità è che poi adesso si è tornato a Gattuso con il 4-3-3 e ci vogliono, adesso ci vogliono i centrocampisti, come giustamente diceva Massimo. Alla fine questo Insigne non ha fatto altro che raccontare un malcontento di una squadra intera, che poi la città se la voglia prendere con un capo espiatorio nei confronti di Insigne, io non sono d'accordo, sinceramente. Non sta attraversando non lo sta attraversando un periodo, però alla fine Insigne non ha fatto altro, da capitano, perché c'ha la fascia, di dire ad Ancelotti di far capire questo malessere nei confronti di questo allenatore. Però naturalmente io non sono neanche, voglio dire, usare il giudice conciliatore nel senso del Manzoni. Le colpe non è che possono essere solo di Ancelotti, attenzione, cioè io dico le colpe stanno anche una buona parte della squadra in questo momento. E poi quando si dice no, la squadra non gioca bene perché alla fine le multe, il diritto d'immagine, le eventuali cause che della vendita. Hai anticipato la mia domanda. Ma non è assurdo, caro Sergio, è assurdo, perché alla fine loro sono dei professionisti. Poi io penso, ho giocato anche a dei livelli discreti, diciamo così, a calcio. Quando si entra nel rettangolo di gioco di 90 minuti e oltre, si gioca e basta. Le polemiche si lasciano negli spogliatoi. Quindi diciamo che queste sono solamente scuse. Quando qualcuno mi dice, io ho lavorato col Napoli 6 anni, dice no, Mertens e Caleon si sono sentiti offesi, che l'ha chiamato marchettato. Una volta il presidente però si chiamò all'Avezzi, che andava con l'escort, usa un termine pulito, ma non sì, dico un altro termine, lo so, e l'Avezzi la domenica successiva si entrò e fece 2 gol. Cioè, non è vero questo, sono tutte cose che poi si vogliono trovare. La situazione, secondo me, il Napoli c'ha ancora oggi una confusione tecnica, e mi auguro non fisica, perché con tutti questi infortuni. Cioè, però perdonami di sì, interrompere, noi domenica l'abbiamo vista tutti e due la partita, sì, e come facciamo a dire non fisica? Abbiamo visto per la prima volta Koulibaly affannare, tant'è che poi si è fisica, quello che soprattutto dice, fisica, fisica. Che lo dicevo non fisico, dico è un problema tecnico, tattico, e che anche speriamo che non sia fisica, perché alla fine con tutti questi infortuni qualche dubbio ci viene. Sì, ma poi anche perché le accuse che venivano fatte ad Ancelotti sia a Madrid, sia in Germania, che proprio i giocatori si lamentavano che non si allenavano in maniera adeguata. Diciamo, apriamo e chiudiamo parentesi. Quindi il problema, speriamo che non sia questo, però quello che vediamo potrebbe darsi anche questo un problema, insieme quindi, ad altri. Un problema proprio di mente poco lucida, di non esserci con la testa appunto nel rettangolo di gioco, o sbaglio?
No, guarda che perché abbiamo visto delle cose allucinanti non da Napoli. Quello che si è visto contro il Parma è un qualcosa di assurdo, cioè si vedeva Napoli allora, 2010-2011 si vedeva, no, si vedevano degli errori da scuola calcio a livello di passaggi, a livello di qualsiasi tipo di cosa, a livello di posizionamento, a livello di non erano errori tattici dove magari veniva cercato un giocatore e questo non aveva fatto il movimento giusto e quindi magari la palla veniva sprecata. Erano proprio errori da scuola calcio, sì, passaggi sbagliati, spesso e volentieri si è visti, si vedevano delle azioni in cui Luperto e Manolas si scambiavano la palla 2-3 volte nella difesa del Napoli, guardando il resto della squadra senza sapere a chi fede, senza sapere a chi dare. Quindi questa è stata una sensazione pazzesca. È vero che nella sfiga non dobbiamo crederci, però è anche vero che i due errori che hanno propiziato i due gol del Parma sono stati due errori di posizionamento, due errori in cui si è sbagliato di ritardo. Cioè, veramente una squadra in totale confusione mentale, perché una squadra, non dimentichiamo, è una squadra. Se ci sono due, tre, quattro elementi che non sanno che fare, automaticamente anche gli altri ne subiscono le conseguenze. Totalmente diverso dall'epoca Sarri, dove tutti sapevano quello che dovevano fare e automaticamente tutti si trovavano al posto giusto nel momento giusto. Volevo aggiungere una cosa a quella che giustamente diceva prima Sarri. Insigne ha detto che questa squadra deve giocare diversamente. Non dimentichiamoci che dopo la partita di Empoli, a Sarri, Reina, i giocatori dissero: guarda che tu, il Napoli gioca col trequartista, guarda che tu così non puoi giocare, decidiamo come giocare. E cambiò. Sarri cambiò e cambiò la storia del Napoli. Sarri stava per essere esonerato, sì, dopo, le prime quattro partite. Dopo la partita di Empoli Napoli prese Valdifiori, Sarri giocava col trequartista, si disse: guarda che noi non riusciamo a giocare così, patto, squadra, allenatore, e si cambiò. Ora voglio capire fino a che punto ad Ancelotti è stato imposto di fare questa amplissima rotazione e fino a che punto era un progetto suo quello di fare in maniera tale che tutti potessero fare tutto. Probabilmente arrivi da una gestione nel quale il calcio era matematica ad una gestione nel quale c'era un po' più fantasia, nel quale i giocatori non si erano adattati. Secondo me, ribadisco quello che ho detto prima, sono tantissime le cause, adesso devi fare un po' la sintesi e ripartire. Sì Fabio, noi non vogliamo invece fare proprio una spettroscopia di quello che è successo, però dal calcio geometrico e proprio a memoria di Maurizio Sarri al calcio aziendale di Ancelotti. Ma sì, come diceva Gianluca, giustamente abbiamo vissuto con Sarri anche la capacità di saper interpretare un modulo che potesse essere quello giusto, no? Quello che poi ci ha portato a farci divertire con campionati esaltanti. L'ho detto anche prima, cioè Ancelotti è entrato in confusione totale, però consentimi, io su quello che ha detto prima Massimo, io sul discorso, va bene sul discorso che il giocatore non va in campo se il presidente fa la battutaccia e gioca contro, però sul discorso multa invece io una piccola guerra fatta dai giocatori magari in campo. Assurdo Fabio pensare questo, cioè che la squadra va contro la stessa squadra, cioè sarebbe sì, assurdo. Sì, è per te assurdo. Ma questo è un fatto grave, quando dici un fatto del genere, un fatto grave per me per la professionalità dei giocatori, si dice un fatto veramente grave ed è pericoloso fare queste affermazioni, perché sai che cos'è? I tifosi possono facilmente interpretare male quello che tu stai dicendo. Io penso che sia pericoloso dire questo, perché significa che questi entrano in campo e vogliono perdere. Tu questo stai dicendo? No, non sto dicendo che entrano in campo e vogliono perdere, sto dicendo che entrano in campo. La questione aveva congelato anche le multe prima della partita. No, sto parlando del periodo precedente, ovviamente. Il periodo precedente, quando De Laurentiis, quando è uscito tutto il discorso delle multe, eccetera. Anche l'atteggiamento che ho visto di Mertens in qualche dopo partita. Sì, ma rischiamo di lanciare un messaggio sbagliato. Secondo me, al di là delle opinioni può essere un messaggio sbagliato, però è una cosa che può essere. Ma io la tua idea
la rispetto. Secondo me è un fatto grave quello che stai dicendo. Non è detto che sia vero, però sto dicendo che attenzione, perché può capitare che un giocatore anche inconsciamente, rispetto a una decisione così forte presa dalla società, non dia il massimo. Non è detto che lo faccia apposta, però inconsciamente, rispetto a una presa di posizione forte presa dalla società, sicuramente non dà il massimo in campo. Questo secondo me può essere assolutamente legittimo. Massimo, io invece a te voglio farti una domanda da tifoso, non da giornalista. Cioè, domenica chi è stato al San Paolo ha lasciato un pezzo di fegato sicuramente... Sabato, e perché poi ho fatto un'altra cosa domenica sportiva qui. Sabato ha lasciato un pezzo di fegato sugli spalti del San Paolo. Però io devo anche dire che a un certo punto si è visto anche spezzoni di bel Napoli, di bel gioco, e che abbiamo chiuso nella propria area il Parma, abbiamo rischiato anche di segnare, poi c'è stato un capovolgimento di fronte repentino e una serie di errori di appoggi facilissimi appunto sulla fascia destra, errori fatti anche da Di Lorenzo che normalmente non commette errori. Ma questo è accaduto soprattutto nell'inizio del secondo tempo, questo cambiamento di gioco che il Napoli avuto, probabilmente avrà inciso Gattuso all'interno dello spogliatoio, che si sarà fatto sentire, quindi il Napoli ha bisogno di allenatori come Gattuso, perché Gattuso rispecchia quello che era Sarri e quello che era Mazzarri, che purtroppo il Napoli non è una squadra da uomo di campo, diciamo. Uomo di campo, sì. Il Napoli non è da essere una squadra da essere allenata come uomini del calibro di Benitez e di Ancelotti, che sono dei galantuomini, dei grandi professionisti, ma per il Napoli hanno dimostrato che non sono all'altezza, mentre ma la stessa piazza del Napoli, la stessa tifoseria cerca un Napoli più grintoso, un Napoli più sanguigno rispetto a quello diciamo nobile che, del gioco che fanno che hanno fatto sia Ancelotti che poi Benitez. Direttore Spalmelli, ma si è visto mai un allenatore che passa un turno Champions, che è vero sta facendo non benissimo in campionato e poi viene esonerato? A me non sembrava che Ancelotti, dopo una conferenza stampa post partita, si sentisse i bagagli chiusi in mano. Io pensavo... Io sono convinto che già lo sapesse. Sì, perché io ho visto allora, il comunicato stampa era già delle 14:30 che parlava di esonero. Quindi allora, la verità lì si è svolto fra l'esonero e le dimissioni. Il problema dell'esonero, alla fine Ancelotti non ha voluto dare dimissioni perché come se ha messo una missione di colpa. Certo. Naturalmente già lo vediamo in Inghilterra, cioè lui sicuramente allenerà in Inghilterra. Quindi, l'Everton, cioè, si parla dell'Everton, quasi ha chiuso con l'Everton, quindi cioè, alla fine di cosa parliamo? Io mi auguro che comunque sia stata una decisione dell'ultimo minuto quello di un accordo con l'Everton, perché alla fine parliamo con un allenatore, al limite pensava di andare via, i giocatori ce l'hanno con Della Ventis, come dice l'amico, cioè, veramente, cioè, io ho fatto un post, diciamo, tutti contro tutti mi sembra, poi adesso si cerca anche di criticare Della Ventis, che sai benissimo. Cosa mi ha colpito? Tutti i messaggi e le testimonianze di affetto troppe, sui social troppe per Ancelotti. Fino a qualche giorno prima lo volevo quanta falsità c'era in molti di quelli, no, ma io parlo dei giocatori, parlo di giocatori, tutte le testimonianze di affetto dei giocatori, dove secondo io voglio me... dire una cosa invece che tu hai detto prima, Gianluca, molto importante sul discorso dello Stadio San Paolo, che i liberi di fare, che sarebbe questo slogan che hanno creato, diciamo così, i ragazzi delle curve, no? Sì, sì. È molto importante perché c'è un problema e forse il Napoli dovrebbe affrontare questo problema con i ragazzi delle curve, ma non solo, perché il problema nasce non solo dai ragazzi delle curve, ci sono stati dei tifosi che mi hanno detto che oggi, cioè quando si è stato fatto la campagna abbonamenti, un padre e un figlio, lui involontariamente ha preso due posti così a caso, sbagliando, perché padre e figlio generalmente devono stare a casa. Oggi se il figlio si mette a fianco a lui e non nel suo posto, rischia di prendere una multa di 160 euro. Allora questa è una problematica che il Napoli dovrebbe affrontare,
perché purtroppo ci sono, cioè, quindi non solo da parte dei ragazzi delle curve che comunque danno un apporto, lo stesso Gianluca l'ha detto, cioè, no, lo stadio San Paolo ormai è diventato un teatro, cioè, non si sente più niente, cioè, pochissimi sentono solo quei ragazzi che hanno i biglietti gratis, più delle scuole, quindi questo comunque influisce sugli arbitraggi, influisce sulla squadra, influisce. E quindi Napoli dovrebbe mandare a parlare qualche dirigente per capire, e anche perché per i tifosi normali, molti non stanno andando più allo stadio, perché non molti, pochi, comunque anche che pochi hanno fatto l'abbonamento, perché si rischia di prendere una multa di 160. Quindi io faccio un appello alla società. Posso fare una domanda? Un momento, sì, prima di fare l'appello, sì, sì. Però della Renzi, secondo me era quello che diceva che voleva lo stadio da 20.000 posti come quasi palcoscenico da teatro, e lanciò questa provocazione qualche anno fa, e potrebbe essere ancora nella sua idea. Ora tu, giustamente, io sono dalla parte di questa presa di posizione, i ragazzi delle curve dovrebbero essere liberi di tifare, dovrebbe essere così, però paradossalmente ci troviamo in alcuni stadi, tu lo sai che in alcuni stadi all'estero ci sono degli spazi dove, esatto, si possono, esatto, degli spazi proprio autogestiti da parte dei ragazzi, dovrebbe essere così, sì, dovrebbe, sì, essere così. Però De Laurentiis è anche quello che De Laurentiis, in aereo, aspetta, Fabio, fece una provocazione, questa provocazione era dovuta al fatto che si parlava che bisognava avere uno stadio da 60.000 spettatori, e lui dice no, ormai 60.000 non vanno più con le pay tv, vanno minimo non 20.000, 30.000, ma non disse il discorso delle curve, che non voleva ragazzi che facessero il tifo, cioè lui diceva che ormai uno stadio di 60.000 spettatori è surreale, perché ormai non ci vanno più, se sta grande qualche volta, e fa una bomboniera di 30.000, ma anche con i ragazzi delle curve, assolutamente, questo non... È preoccupante questo dato, perché io stavo guardando, il San Paolo ha fatto l'anniversario due settimane fa, e uno stadio nato con 87.864 posti. Erano altri tempi, cose. Erano altri tempi, non c'erano dei pay TV, cioè, ma sicuramente. Oggi però, se vai, nonostante non stia dando dei grossi risultati, nelle ultime due gare anche l'Inter ha fatto quasi 70.000 spettatori. Sì, ma diciamo che comunque sono casi vari, perché se tu vedi lo stadium, mi sembra, non so, già lo solo 40.000. È diverso. Esatto. Questa situazione si verifica soltanto a Milano, cioè solo Inter e Milan sono capaci di portare 60.000 persone, ma perché lì è proprio diverso il ragionamento di approccio allo stadio. Cioè, andare a vedere una partita dell'Inter, andare a vedere una partita del Milan, effettivamente è come andare ad un evento, è come andare... Non dimentichiamo che Inter-Milan è l'unico derby dove si va insieme allo stadio tranquillamente in Italia. Quindi è un approccio al calcio molto differente rispetto al resto d'Italia. Ma è anche un discorso di fame, nel senso diversa, che hanno questi due club, vero, che non però, vengono da anni, però è anche vero, sentono sempre l'entusiasmo di Milan ha portato, voglio dirvi, il Milan ha portato 60.000 spettatori in classifica. Quindi comunque riportava. Anche nel miglior Napoli di Sarri non abbiamo mai superato quota 40.000. Come ti dicevo, il calo di affezione non è soltanto napoletano, a parte Milano riguarda tutta Italia, riguarda la Roma, riguarda la Lazio, riguarda Firenze, riguarda Napoli, riguarda, cioè, ci dobbiamo dimenticare l'oleografia del tifo partenopeo, del tifo napoletano che spinge, del tifo napoletano che porta 50.000 persone allo stadio. Quindi perché una provinciale di lusso? No, non si tratta di un discorso di provinciale, si tratta di una serie di situazioni dove non va più la famiglia. A Napoli come nel resto d'Italia, dove se tu devi andare allo stadio adesso è una spesa, dal parcheggiatore abusivo al panino per tuo figlio, al costo del biglietto, alla problematica di arrivare allo stadio. A quel punto è molto più bello, ma non è solo un fatto napoletano, è molto più tranquillo stare a casa, accendere la PTV e farti l'incontro con gli amici. Ci sono una serie di problematiche che afferiscono a Napoli, ma afferiscono a tutta Italia nell'approccio allo stadio, ad eccezione, ti ripeto, di Milano, perché a Roma è la stessa cosa, a Torino sono 40.000 persone, vendono tutto quanto in abbonamento, ed è un tipo di politica completamente differente. Quindi dimentichiamoci dell'approccio oleografico del tifo napoletano, ormai non c'è più quello.
E ci sono delle problematiche economiche, delle problematiche sociali, delle problematiche di approccio allo stadio che riguardano un po' anche di tutta Italia, di infrastruttura che riguardano un po' tutta Italia, non riguardano soltanto Napoli. Certo, e in Napoli si piazza intorno a quella media, si piazzava intorno a quella media di 40-42 quando andava bene, che ormai è un po' la media di tutta Italia. Ci sono i titoli di coda, sì, c'è una domanda. Minuti ci chiedono di parlare un po' di calcio mercato, Fabio. Io ho iniziato con te parlando di Insigne, del caso Insigne, quali proprio flash perché siamo vedere. In chiusura. Ah, come diceva Massimo prima, se Gattuso giustamente è stato chiaro in tema di conferenza, giocatori che giocano al 4-3, il Napoli deve puntare su due innesti soprattutto al centrocampo, manca l'esterno sinistro perché Goulam resta ovviamente un'incognita eterna, ma lui non soddisfa, ormai deve puntare soprattutto su quelli. Spanello, flash e due nomi. Io penso che Torrieva sicuramente sarà un probabile acquisto, e Berenguer, che l'abbiamo visto anche con il Salisburgo, un giocatore norvegese, 19 anni, tutti e due molto giovani, tutti e due che sono un po' il profilo che piace anche a Gattuso e anche a De Laurentiis. Questi saranno i due. Massimo, cosa serve a questo Napoli? Ma sicuramente rinforzarsi al centrocampo, perché lì è il cuore che dove poi si è indebolito maggiormente e ha avuto tutta questa problematica. Il cecchino avanti va bene? Basta quello che abbiamo? Beh, ne abbiamo 2/3, 4, stiamo più. Bisogna vedere se in uscita c'è qualcuno. Il problema è capire esatto, di capire chi va via. Però c'è un problema, che durante il mercato invernale c'è poca scelta. Svincolati. Va benissimo, noi ci abbiamo veramente ai titoli di coda, vogliamo ringraziare tutti i nostri ospiti, logicamente, tutti voi da casa che ci avete seguito, ci avete invaso di commenti anche questa sera, purtroppo la tematica veramente non è impossibile riprendere tutti i commenti, quanti. Però noi saremo qui anche settimana prossima, vi aspettiamo. Settimana prossima parleremo di un argomento un pochino più impegnativo, parleremo di ricerca, parleremo di cancro, e quindi seguiteci lo stesso, non seguiteci solo per le cose ludiche. Grazie a Gianluca, grazie a Fabio, grazie a Massimo. Direttore, grazie a te, grazie a tutti quanti voi, siete sempre graditissimi i nostri ospiti. Noi vi salutiamo. Vi rimaniamo la settimana prossima e vi ricordiamo che siamo in replica domani alle 19 su Canale 100. Ale. Ale. Questo programma è stato offerto da la Fondazione Maria Guarino Amorollus. Si interessa di ricerca e terapia nelle malattie croniche ed oncologiche con ossigeno-zonoterapia. In ambito oncologico l'ossigeno-zono è una terapia integrativa adiuvante alla chemio, all'immuno, alla radioterapia. Potenzia l'effetto dei farmaci e ne riduce gli effetti collaterali, migliora la qualità di vita e dà una dignità a chi oggi non ce l'ha. Grazie ai medici volontari della Fondazione presenti su tutto il territorio nazionale che gratuitamente prestano la loro professionalità. Tutto ciò è possibile grazie alla ricerca. Aiutaci ad aiutarti, sostieni la ricerca, dona il tuo 5 per 1000. Da soli non siamo niente, ma uniti si può. www.amorollus.com. Noi ci siamo e tu? Dopo il successo di Bologna e la chiusura della prima fase sul progetto di ricerca Pancreas Ossigeno Zono Cannabis e Melatonina dedicato a Claudio Michele grazie a Ivan Nabissi, iniziamo fundraising sul glioblastoma ossigeno ozonoterapia Cannabis Boswellia e Melatonina dedicato a Stefano e Rocco. Aiutaci ad aiutarti. Sostieni la ricerca con una piccola donazione. Puoi restituire speranze a chi soffre. Vieni a Pozzuoli, Pendio San Giuseppe numero 1 e ritira il tuo panettone. Aiutaci ad aiutare. Uniti si può. www.amorollus.com
Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com.